ero dai vicini quando è arrivato la prima volta. Dico, guarda cosa arriva lì, che grande, che grande, che grande. Prendevo prima un falco. E invece poi con avvicinare abbiamo poi visto e dico, ma è una cicogna. Lo conosco dal mio paese. Perché lei da dove viene? Dalla Germania. Quindi là se ne vedono tante? Ma più al nord. Però la mia amica e io giù in Tunisia li vedevamo arrivare. E per questo io penso che questo ha perso la coincidenza. È giovane questo, penso che è un cucciolo. Lei da una settimana che ha visto questa cicogna? Sì, è da una settimana che viene. Ogni giorno dove si posiziona? Ogni giorno. E dove si posiziona? Ogni tanto si posiziona su questo tralice. Su quale? Su quello, lì. Però non le piace, perché quando passano le macchine fanno troppo luce qui e poi c'è un lampione direttamente. Allora si è spostato lì indietro. Dietro la casa c'è un altro traliccio? Sì, sì. Lì c'è il traliccio, quello... questo. Su questo lui viene. Da una settimana che arriva si posiziona su questo traliccio. Sì. E che cosa fa? Niente. Aspetta. Dorme. Col tempo si fa piccolino, piccolino nel senso si gonfia, tira su una gamba completamente e poi si pulisce, tira il becco sotto, si fa tutto grosso e dorme. Dorme fino al giorno dopo. Mattina si sveglia, poi tutto bagnato. Cerca di pulirsi. È il primo anno che si verifica? Sì, è il primo anno. Sono adesso a 5 anni che sono qui, però non è mai venuto nessuno. Lei si è trasferita qui, siamo a Metoio, ecco, frazione di Cerasolo, lei si è trasferita qui da 5 anni? Sono da 5 anni, da 6 quasi, E sono venuto giù per la mia figlia. Deciso di restare qui nel Cilento. Stiamo raccontando la sua storia perché stiamo aspettando la cicogna. Che ora arriva solitamente? Adesso che ora è? 17:38. È presto. Quanto dobbiamo aspettare? Questo non va. 17:38, alle 6, 6 e un quarto in generale. Una mezz'oretta dobbiamo aspettare. Sì. Poi la mattina a che ora va via? Quando è asciutto. Quando è asciutto. Certi giorni è arrivato anche alle è volato via anche alle 7:30 già, e l'altro ieri alle 10:15 perché era troppo umido, troppo bagnato. Però poi cerca di pulirsi e mattina siamo tutti qui loro, quindi come una gran festa. Ognuno che lo vede per primo guarda George, si è sciogliato. L'avete chiamato George? Sì, George. Quindi è un maschietto per voi? Beh, se è una femmina si chiamerà Giorgia.